Nuovo esame patente nautica, corso senza limiti dalla costa, problemi di scarroccio, prova di carteggio numero 13C su carta nautica 5D. Ci troviamo sul punto A, in cui rileviamo il faro dello scoglio d'Africa con rilevamento vero RLV 090 a distanza 2,8 miglia nautiche. Dal punto A dirigiamo con rotta vera 025, 25 gradi, sul punto B, in cui rileviamo a sinistra il faro dell'isola di Pianosa con rilevamento polare meno 137, meno 137 gradi. Quindi rilevamento polare sinistro. Sapendo che in zona è presente un vento di levante che provoca uno scarroccio di 8 gradi, determinare le coordinate del punto nave B. Ok? Allora, noi intanto siamo sul punto nave A. Il punto nave A, ecco, io ho già segnato, l'ho già trovato in carta praticamente, rilevamento 90 gradi dello scoglio d'Africa, a 2,8 miglia. Questo è il punto, va bene? Da qui navighiamo con rotta vera 025, quindi noi tracciamo la rotta vera 25 gradi fino ad arrivare oltre il faro di Pianosa. Allora, il faro di Pianosa bisogna fare un po' attenzione perché c'è sia il faro che il fanale. Allora, il faro è quello che ha la caratteristica scritto, quindi due lampi in un periodo di 10 secondi, 42 metri sul livello del mare e 18 miglia di portata. Questo è il faro di Pianosa. Ok, l'altro è il fanale, immagino, penso sia del porto, dovrebbe essere. Allora, ora noi siamo, qui dice, sul rilevamento, rileviamo con rilevamento polare meno 137 il faro dell'isola di Pianosa. Ok, allora, questa è la nostra vera, rotta vera, ok? Però attenzione, qui mi dice che c'è uno scarroccio di 8 gradi dato da un vento di levante, quindi il vento di levante viene. Noi stiamo navigando su questa rotta. Il vento di levante naviga da questa parte, viene da questa parte, per cui lo scarroccio sarà verso sinistra, quindi negativo, ok? Quindi allora noi abbiamo un rilevamento polare di meno 137, però attenzione, meno 137 non va preso sulla rotta vera, ma va preso sulla prora vera. Qui è il punto focale. Per cui noi dobbiamo, sapendo la rotta vera e sapendo lo scarroccio, trovare la prora vera. Allora, la formula è: prora vera è uguale a rotta vera meno più o meno l'angolo di scarroccio. Andando a sostituire, prora vera è uguale a 0,25. Siccome lo scarroccio è negativo, quindi meno meno 8. Lo scarroccio abbiamo detto che era meno 8, quindi meno meno 8 mi dà più 8 gradi, quindi la prora vera sarà 0,33 gradi. Ok? È inutile tracciare la prora vera perché a questo punto noi sappiamo che abbiamo un rilevamento polare sinistro, quindi di meno 137 uguale a meno 137 gradi. Come si fa a riportare in carta il rilevamento polare meno 137? Vabbè. Noi sappiamo che il rilevamento vero è uguale a prora vera più o meno il rilevamento polare. Ok? Quindi è uguale, andando a sostituire, a 0,33 più meno il rilevamento, quindi meno 137 gradi. Quindi uguale a meno 104 gradi, meno 104 gradi. Chiaramente non si può segnare un rilevamento negativo, quindi per segnare il rilevamento vero, quindi uguale a 360 gradi meno 104 gradi uguale 256 gradi. A questo punto non resta altro che tracciare il rilevamento vero di 256 gradi verso il faro di Pianosa. Questo è il rilevamento vero 256 RLV. E dove incrocia chiaramente la rotta vera, perché è quella che noi stiamo facendo, abbiamo il punto B. Le coordinate del punto, e qui bisogna fare molta attenzione perché le coordinate del punto, andando a trovare le coordinate del punto, mi accorgo che nella latitudine, mi sembra, dunque, vengono, mi sembra precise, sta preciso all'interno della tolleranza. Cerchiamo di prenderla più dritta possibile. Sono 42 gradi, 35
5,7 primi nord e siamo all'interno della tolleranza. La longitudine mi viene, andiamola a misurare, mi sembra che sia precisa alla tolleranza, quindi siamo, la longitudine è 10 gradi e 9 primi est, mentre la tolleranza mi dà da 9,4, da 9 a 9,4, quindi siamo proprio precisi sulla tolleranza. Ecco, importante, quando abbiamo degli esercizi di questo genere, cioè esercizi in cui c'è una distanza notevole, per cui tracciare una rotta, un errore già in questa rotta qui, che è 25 gradi, di un grado, di mezzo grado, mi può portare qua a questa distanza a una differenza molto elevata, a uno spostamento molto elevato. Ok, quindi è importante esercizi di questo genere farli con molta precisione, quindi provarli prima bene a casa, va bene? Per prima di arrivare all'esame, proprio perché quando abbiamo delle distanze così lunghe, un errore di mezzo grado sulla rotta, cioè tracciare la rotta sbagliata di mezzo grado, può comportare qui un errore notevole, ok? Quindi stare molto attenti.